Molto, molto soddisfatti perché la volevamo con tutto il cuore. Sono stati bravi i ragazzi non solo in questa partita ma durante gli 11 mesi di allenamento che ci hanno portato qui. Adesso dopo tanta fatica, tanto tribolare, vi aspetta la 2. Cosa vi aspettate dal prossimo anno? Beh, noi come mentalità ragioniamo una partita alla volta, quindi adesso ci riposiamo. Però con la testa so già che sia io che i miei ragazzi ci prepareremo per questa nuova sfida, anche perché cambierà, perché la qualità è molto più alta, in A2 ci vuole ancora più impegno, ancora più cuore. E adesso festa più che riposo. Sì, stasera festa, io non tanto perché sono un tipo morigerato, però i ragazzi penso che festeggeranno molto, sì. Una partita anche con qualche tensione con l'arbitro, non eravate d'accordo, non siete stati d'accordo con tutte le decisioni, ecco. Ma sai, diciamo che non ha accontentato né noi né gli avversari. Secondo me partite di questo livello dovrebbero essere arbitrate da arbitri un po' più di esperienza, perché c'è stato un momento, noi siamo due squadre calme, abbiamo già giocato, era la quarta volta che giocavamo contro e siamo sempre stati calmi e corretti. Qui c'è stato un momento che gli arbitri se la stavano per far scappare di mano e questo non è bello. Adesso un messaggio per i tifosi che vi seguono da sempre, insomma l'anno prossimo per loro è un anno come per voi carico di sfide. Beh sì, certo, se continuiamo ad avere la possibilità di far entrare il pubblico a vedere le nostre partite è una marcia in più e so che molti, si è visto anche oggi dalla gente che c'era, ci pensano, vogliono venire a vederci e quindi speriamo che si possa riaprire tutto e di riempire come al solito la nostra tribuna. È stata dura quest'anno col Covid, le limitazioni, insomma avete incontrato difficoltà a portare avanti la vostra attività con regolarità e con soddisfazione? Beh sì, è stata dura negli ultimi 2 anni perché all'inizio non potevamo allenarci. Poi si è aperto agli agonisti, però era difficile, anzi impossibile allenarci, provare con altre squadre e in più i miei ragazzi molti lavorano e hanno avuto difficoltà anche in quel senso, però diciamo che forse le difficoltà quest'anno ci hanno unito ancora di più. Beh, innanzitutto è un percorso che è iniziato 4 anni fa con la retrocessione dalla A2 in Serie C, non per demeriti sportivi ma per questioni extrasportive. Abbiamo iniziato subito un percorso per cercare di tornare il prima possibile in Serie A e finalmente quel giorno è arrivato. Una soddisfazione enorme, tutto da soli, un gruppo completamente d'imperia, bellissimo. E adesso la speranza è quella di poter, come dire, coronare anche il sogno dei tifosi, di poter seguire la loro amata squadra dal vivo, senza nuove restrizioni. È stata dura quest'anno con il Covid? Ma tutte le partite del campionato a porte chiuse, i playoff con un po' di pubblico, anche se poco, bellissimo. Non è stata una spinta sicuramente in più, una partita come oggi difficilissima, abbiamo sofferto tantissimo, 3 giocatori con 3 falli, eravamo contati in acqua, non avevamo cambi, il pubblico è stato l'uomo in più. Soddisfatti del risultato, qualche momento di disaccordo con le scelte arbitrali? Sì, purtroppo sì, è stato ancora più difficile, però ci adeguiamo all'arbitraggio, siamo cercati di andare avanti mettendocela tutta e ce l'abbiamo fatta. È stata una lotta e con noi, contro noi stessi, contro l'avversario, con l'arbitraggio, ancora più bello. E poi la vittoria è arrivata, come dire, a coronare un po' di sofferenza che a volte rende ancora più dolce il sapore della vittoria e adesso festa. Adesso festa, è stato un anno lunghissimo, 11 mesi da quando abbiamo iniziato gli allenamenti per l'inizio della stagione, quindi festa, un po' di riposo e poi inizia il lavoro per cercare di mantenere questa 2.